Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale video di Notebook Italia per la nostra anteprima dell'Asus X201, uno dei pochi netbook sopravvissuti al pensionamento della gamma IPC e da pochi giorni disponibile in Italia nella versione Ubuntu, anche se in altre configurazioni può montare il sistema operativo Windows 8. Partiamo come al solito dall'unboxing. L'Asus X201 arriva all'interno di questa confezione, in cartone abbastanza compatta, e se avete una sensazione di déjà vu non vi preoccupate, non è un errore di Matrix, ma è semplicemente perché l'X201 è una variante semplificata dell'Asus VivoBook S200, protagonista recentemente di una nostra videorecensione e del quale condivide il design, buona parte della dotazione hardware e ovviamente anche la scatola. Che è decorata in maniera semplice, con inchiostri a base di soia non inquinanti per ridurre l'impatto ambientale. Sulla parte superiore c'è anche una comoda maniglia per il trasporto, mentre su quest'altro lato troviamo una serie di adesivi. Il primo è quello della garanzia casco, di cui ci occuperemo meglio a breve. C'è poi il logo Intel e infine un adesivo che riassume le caratteristiche tecniche, a partire dal modello X201E, ma vi faccio notare che questa stessa configurazione in altri paesi, come ad esempio la Germania, va sotto il nome di Asus F201E. E poi segue tutto un elenco delle caratteristiche tecniche, a partire dal processore, diagonale dello schermo, hard disk e tanto altro. Possiamo ora andare ad aprire la nostra confezione, rimuovendo questo sigillo di sicurezza, e dopo averla rigirata, aprendo il coperchio, ci troviamo immediatamente davanti al nostro portatile, racchiuso all'interno di questa bustina protettiva in polietilene. Basta sfilarla verso l'esterno ed eccolo qui, il nostro Asus X201. Dal punto di vista estetico è quasi identico al VivoBook S200. C'è una cornice silver che circonda tutta la base ed esalta lo spessore ultrasottile di questo portatile ed ha un profilo a forma leggermente di lancetta di orologio che richiama quello degli Ultrabook ZenBook. La cover, a differenza del VivoBook S200, non è però in alluminio ma in plastica, con impressa una trama a rilievo che la rende estremamente pratica da utilizzare perché migliora la presa e allo stesso tempo la rende immune alle ditate e allo sporco. Inoltre la sensazione comunicata al tatto è molto piacevole ed esprime robustezza e qualità. La stessa linearità del design la ritroviamo poi su tutti gli altri lati, compreso il fondo, che però non ha più quel rivestimento soft touch del VivoBook S200, ma una finitura ruvida. Devo dire che anche in questo caso la sensazione è tutt'altro che povera, e il feedback che si avverte sotto le dita è davvero gradevole. Devo però segnalare la totale mancanza di sportellini per l'accesso ai componenti, che quindi sono tutti interni. Nel vano lasciato libero dal portatile troviamo poi la documentazione cartacea, che comprende la garanzia casco che vi tutela contro il rischio di cadute accidentali, versamenti di liquidi e cortocircuiti, ma non contro i danni dovuti a negligenza. La garanzia standard del produttore con i contatti dell'assistenza e un manuale utente, non il solito foglio con le istruzioni per il primo avvio della macchina, ma un vero e proprio manuale per quanto sintetico. Faccio un'osservazione a margine: tutta la confezione, sia l'esterno che l'interno, è completamente realizzata con materiali biodegradabili e riciclabili, come ad esempio questa vaschetta in cartone riciclato che è destinata ad accogliere il portatile, testimoniando così l'impegno di Asus nella salvaguardia dell'ambiente. Continuando con l'unboxing, all'interno di questo scompartimento sul lato troviamo l'alimentatore, che ha una forma quadrata che richiama un po' quella degli alimentatori della famiglia ZenBook, è identico a quello del VivoBook S200, con un connettore abbastanza sottile e una spina a due poli per le prese italiane. Tornando al nostro Asus X201, ha ingombri assai ridotti, un peso di solo 1,3 kg, quindi 100 grammi meno rispetto a quello del VivoBook, e nonostante la base e l'altezza siano le stesse dell'S200, tuttavia ha uno spessore più basso di 5 mm e quindi è ancora più sottile e ha un vantaggio in termini di dimensioni e di peso che si giustifica con l'assenza del touchscreen. La dotazione di interfaccia è particolarmente buona per trattarsi di un netbook. Sul lato sinistro abbiamo il connettore d'alimentazione, un connettore RJ45 del tipo richiudibile per Ethernet LAN, l'uscita video digitale HDMI, due porte USB di cui una nel formato 3.0, il foro d'aggancio per il lucchetto di sicurezza, sul lato anteriore non c'è nulla perché è davvero troppo sottile, e sul lato destro abbiamo un'uscita video VGA, una terza porta USB, un jack audio combo per cuffie e microfono e lo slot per il lettore di schede di memoria. E infine anche il lato posteriore non ospita alcuna interfaccia perché è occupato integralmente dalla cerniera dello schermo.
Abbiamo già visto che sul fondo non ci sono sportellini, è completamente uniforme, fatta eccezione però per questa griglia posizionata al centro, che serve per la ventilazione dei componenti interni, e queste due feritoie su cui sboccano gli altoparlanti Sonic Master. Possiamo ora andare ad aprire il coperchio, che aderisce alla base per mezzo di una chiusura magnetica, e dopo aver rimosso questa pellicola protettiva che serve a separare la tastiera dallo schermo, possiamo andare ad esaminare la base, che ha una finitura satinata con effetto metallico, probabilmente realizzata in policarbonato rivestito in alluminio, ha un aspetto che comunica robustezza, solidità, si allunga fin sui lati andando a ricoprire le porte, e ha una colorazione silver che contrasta con il colore nero dello schermo. Quest'ultimo ha una diagonale di 11,6 pollici, un trattamento lucido, glossy, e a differenza di quello del Vivobook S200, non ha un rivestimento edge-to-edge frameless, ma è inserito all'interno di una cornice opaca abbastanza spessa, nella cui parte superiore trova posto anche una webcam con doppio microfono per la cancellazione del rumore. Il display è agganciato alla base per mezzo di una cerniera cilindrica, al cui interno sbocca anche il sistema di raffreddamento, quindi l'aria calda viene espulsa fra lo schermo e la base. Subito sotto troviamo una tastiera con layout dei tasti ad isola, a tasti piatti, ampi, ben separati gli uni dagli altri, con un ottimo feedback alla pressione, è molto solida, non flette neanche premendo con decisione, ed è comoda da utilizzare perché a tasti larghi, in particolare quelli di uso più frequente, come il tasto invio, lo shift e la spacebar, forse un po' più piccoli sono i tasti direzionali, ma in realtà il vero unico neo di questa tastiera è la presenza ancora del tasto Windows. Più in basso, al centro del palmrest, c'è un touchpad smartpad di Elan, che a differenza di quello del Vivobook S200 non fa quel difettuccio di sporgere leggermente dal bordo inferiore destro. Sull'angolo c'è un gruppo di tre adesivi che sintetizzano perfettamente le caratteristiche di questo portatile. Il primo è quello della garanzia Asus casco, il secondo è quello della piattaforma Intel e l'ultimo, di colore arancio, è quello di Ubuntu. E infatti, dopo aver premuto sul pulsante d'accensione e aver aspettato qualche secondo, vedremo comparire lo stesso logo di Ubuntu sullo schermo. Vi evito l'attesa del tempo di avvio e saltiamo direttamente alla prima schermata del sistema operativo, che è quella di configurazione. Da qui, tramite la solita procedura guidata di Ubuntu, veniamo invitati a scegliere una lingua, a collegarci a una rete Wi-Fi, a impostare il fuso orario, lo user, la password, insomma tutti quei passaggi che probabilmente conoscerete se avete mai provato a installare Ubuntu Linux su un computer. Al termine veniamo accolti dal servizio di cloud storage di Ubuntu. Vi potete registrare per avere 5 GB di spazio di archiviazione gratuito, sul quale immagazzinare file e sincronizzarli fra vari computer. Lo chiudiamo e ci ritroviamo davanti all'interfaccia Unity di Ubuntu, con la sua caratteristica barra di lancio ad icone. Da qui possiamo aprire le impostazioni di sistema e andare a sbirciare i dettagli. Oltre al sistema operativo che lo sappiamo è Ubuntu, qui nella versione LTS 12.04, la dotazione comprende anche 2 GB di RAM, 320 GB di storage e un processore Intel Celeron 847 basato su microarchitettura Sandy Bridge. La shell ci aiuta a scoprire qualche dettaglio in più su questa CPU. Vediamo che è un modello dual core, è sprovvista di hyperthreading, quindi non ci sono 4 core logici, ed è un modello a basso voltaggio da 17 W che siamo curiosi di vedere come si andrà a confrontare con il Core i3 del Vivobook S200. Tornando alla finestra delle impostazioni di sistema, possiamo andare a controllare quali driver sono stati precaricati. Ne troviamo 4, sono tutti riferibili a interfacce di rete. Il primo è quello del controller Ethernet Qualcomm Atheros, mentre gli altri 3 sono collegati a una scheda wireless di Broadcom con funzionalità Wi-Fi e Bluetooth. Approfitto della presenza sul desktop di un video di presentazione di Ubuntu per mostrarvi che tutto l'hardware è stato correttamente configurato ed è funzionante, a partire dallo smartpad Elan e dalla tastiera, sulla quale potremo utilizzare gli shortcut con i tasti di funzione. Possiamo ad esempio abbassare o aumentare il volume, la qualità dell'audio garantita dal sistema di altoparlanti Asus Sonic Master, come potete sentire, è veramente molto buona. Possiamo anche aumentare o ridurre la brillantezza dello schermo, spegnerlo del tutto, insomma abbiamo a disposizione tutti i soliti shortcut. Anche da Ubuntu, chiudendo il coperchio, mandiamo il sistema in sospensione e riaprendolo siamo immediatamente operativi, quindi anche lo standby sembra funzionare correttamente. Tirando le somme, le nostre prime impressioni con l'Asus X201 con Ubuntu sono altamente positive, soprattutto in virtù del prezzo di soli 280 euro al quale l'abbiamo pagato.
Vi ricordo che potete utilizzare i commenti per le vostre domande e per suggerire eventuali test, e vi do appuntamento a una prossima recensione.